Beh, in questo video voglio spiegarti come aumentare la visibilità del tuo sito, del blog. Devi sapere che ci sono delle figure professionali che si dedicano completamente a questo, cioè a aumentare la visibilità dei siti. Queste figure si chiamano SEO e quello che fanno è proprio fare in modo che l'articolo o una pagina di un determinato sito sia visibile sul motore di ricerca. Quindi, nel caso in cui hai un blog, un sito con il quale anche ci vuoi monetizzare, cioè hai intenzione di farci dei guadagni, sappi che ti troverai di fronte alla necessità di avere il traffico. Cioè, traffico di molti utenti che visitano il sito e questo ti dovrebbe permettere di guadagnare soldini tramite Google AdSense oppure altri circuiti, ma non è che voglio parlare di questo, voglio parlare di qualche soluzione per aumentare la visibilità del tuo sito. La prima cosa da tenere conto è che non è che puoi scrivere per forza di cose quello che vuoi, devi prima verificare, assicurarti che l'argomento che vuoi trattare abbia un minimo di ricerche e utenti che sono interessati a quell'argomento. Se te, non so, hai intenzione di scrivere qualcosa di tuo anche personale, ma che magari nessuno sul motore di ricerca, che sia Google, Bing o che ti pare, effettua una ricerca di quel tipo, stai certo che il tuo sito o il tuo blog non avrà nessun visitatore, fuorché te e magari qualche tuo amico. Quindi, prima di tutto devi individuare dei contenuti da poter inserire nel sito che hanno delle ricerche, qui ti vengono in aiuto dei vari strumenti. Quindi, come vi sto dicendo, avete bisogno di alcuni strumenti per fare ricerca delle famose parole chiave. Sicuramente avete già sentito parlare ad oggi neanche più parole chiave, ma si parla di frasi chiave, perché comunque le persone hanno un intento di ricerca un pochettino diverso rispetto a qualche anno fa, tendono più a interrogare il browser di navigazione. Quindi se già voi fate in modo di individuare queste domande e dare la risposta in modo più esaustivo possibile, già è possibile ottenere del traffico in questo modo. Quindi nel prossimo video vado a indicarti quali strumenti utilizzare in modo completamente gratuito, perché le possibilità ce ne sono, ci sono strumenti a pagamento che danno di più e strumenti gratuiti che danno qualcosa di meno, però per iniziare può essere una valida alternativa. Ci vediamo nel prossimo video.